And as I told you, when you push your finger, mass stop 100 Hz. But the normal quality, you see, this one, is not as good as the right side. You cannot see the design on the back side of the carpet because they use very big knots here. This is the ways that you can know which is the good quality, which is the... Ciao da MF, è già da 4 giorni che giriamo in bus per l'Iran centrale ed il tempo sta volando, come sempre quando siamo in viaggio. Negli ultimi vlog siamo arrivati in aereo da Malpensa a Shiraz, nel sud dell'Iran, una città bellissima e centro della poesia iranica. Abbiamo guidato verso nord visitando le rovine di Persepoli e Pasargade, le grandi capitali dell'impero persiano, e ieri abbiamo scoperto la città fra i deserti, Yazd, in cui abbiamo conosciuto il culto zoroastriano e imparato come funzionano le torri del vento. Stamattina però ci aspetta un bel tratto di strada in bus, più di 300 km verso ovest nel centro dell'altipiano iranico, per raggiungere la destinazione più attesa di questo nostro viaggio. È la perla di Persia, Isfahan. Lungo il percorso verso Isfahan ci aspettano due soste davvero interessanti. La prima è storica, il castello di Narin. Questo forte si trova a Meibod, nel centro dell'Iran, ed è vecchio di almeno 2000 anni. Alcune voci dicono che sia stato costruito addirittura 7000 anni fa. Nonostante l'età e i terremoti che affliggono la regione, questo forte costruito di mattoni e di fango è sorprendentemente ancora in piedi. Quel che è certo però è che fosse il centro di governo della città durante i periodi pre-islamici, Medio, Achemenide e Sasanide. La seconda sosta è più mondana, è il caravanserraglio Shah Abbasi, sempre qui a Meibod. Questi luoghi erano antiche soste sulle vie carovaniere e commerciali dell'Asia centrale, sostanzialmente equivalenti ai nostri moderni autogrill. La tipica architettura con cortile interno circondato da archi è davvero bellissima e per la gioia della F include numerosi artigiani che vendono stoffe ceramiche lavorate a mano. Inutile aggiungere che nonostante il risicato spazio in valigia siamo usciti con due meravigliose e coloratissime tazze da te. Ma dopo aver assaporato la dolcezza dello shopping nelle piccole botteghe di Meibod, la parte femminile del gruppo non poteva certo fermarsi lì. E infatti, dopo parecchie ore di guida nel deserto, appena arrivate a Isfahan, non perdiamo neanche un minuto e trasciniamo i maschietti al Gran Bazar. Gli obiettivi sono chiari. 1. Zafferano. Mamma, che profumo! Sono sempre grossi quelli! Vabbè? Oh! Fan ambigue e smet a clear high. 2. Tappeti. Una religione. Molti antichi persiani si chiama religione zoroastriana. Ebbene sì, per lo stupore generale, il commerciante di tappeti inizia con nonchalance a parlarci in sciolto italiano. Nel quarto d'ora in cui siamo stati nel negozio lo abbiamo sentito parlare anche rumeno, inglese, francese e cinese. Ok, andiamo avanti. Guardate questo. Questo è tutta l'anno in forma di religione zoroastriana. Qua, considerate come tempio del fuoco, abbiamo flamma del fuoco anche. Guardate questi flamme del fuoco. Beh, per stasera direi che può bastare. Ci facciamo consigliare un buon ristorante e poi dritti a nanna. Domani ci aspetta la visita alla Perla di Persia. Finalmente liberi dalle catene dello shopping, possiamo dedicarci a lei, Isfahan. La terza città dell'Iran, con 2 milioni di abitanti, è imperdibile. Mescola architettura persiana e islamica a grandi boulevard da piccola capitale. Ponti coperti, palazzi, moschee, minareti. Tutte queste meraviglie fanno da cornice alle nostre tre destinazioni principali. Prima di farvele vedere, però, urge spiegare bene che cosa rappresentano. E chi meglio della signora Precisetti per rifilarvi un bel pippone storico? Lo sai chi era Abbasi il Grande? Come no? No! Abbas era il terzo figlio dell'allora Shah di Persia, Muhammad. Nel 1587 Abbas divenne Shah, dopo che il generale dell'esercito a cui era stato affidato da piccolo
rovesciò il padre e lo mise sul trono. Pensate che la vostra famiglia sia complicata? Quella di Abbas era un vero disastro. Il padre era un sovrano debole, incapace di contrastare gli arcinemici ottomani che assediavano l'impero e mettere fine alle lotte intestine tra i governatori e l'esercito. La madre, invece, che nella famiglia era decisamente quella che portava i pantaloni, fu assassinata dai leader dell'esercito scontenti della sua guida occulta del paese. Il fratello maggiore, erede al trono, fu anche assassinato in circostanze molto misteriose. Capite bene che il povero Abbas, solo 17enne, salì al trono in una situazione decisamente complicata. Tuttavia, avvenne qualcosa di inatteso. Il giovane che ereditò un impero così disastrato, con invasioni ottomane e uzbek in corso e innumerevoli conflitti interni, si rivelò più furbo di chi voleva usarlo come marionetta. Prima fece uccidere gli assassini della madre e lo scomodo precettore che lo voleva controllare. Poi firmò un armistizio con gli invasori, anche a costo di ingenti perdite territoriali. Entro la fine del secolo, Abbas aveva consolidato i suoi poteri e contrattaccato i suoi nemici ottomani, riconquistando i territori persi. È proprio a fine secolo, nel 1598, che Abbas decide di fondare una nuova capitale. Indovinate un po'? Esatto! Abbas sceglie proprio Isfahan, un'antica città che vuole rinnovare completamente. E perché proprio Isfahan, direte voi? Beh, per la sua posizione al centro dell'Iran, distante dagli attacchi ottomani e vicina al Golfo Persico. In questo modo era un gioco da ragazzi fare affari con le navi inglesi e olandesi delle compagnie delle Indie che vi transitavano. Inoltre, neanche il piano urbano della città è lasciato al caso. Abbas vuole dare un chiaro segnale del fatto che i tempi in cui i mercanti, religiosi e militari combattevano lotte sanguinose sono finiti, ed ora in avanti sarà lo Shah a comandare. Poi fa in modo che il potere religioso, rappresentato dalla Shah Mosque, il potere economico rappresentato dal Grande Bazar e il potere istituzionale rappresentato dal Palazzo Ali Kapu vengano disposti ordinatamente sui tre lati della piazza, mentre il grande viale d'accesso sul quarto lato ospita palazzi nobiliari e istituzioni. In questo modo i tre poteri sono letteralmente ordinati nel giardino del grande e potente Shah, a cui ora tutti devono obbedire. Personaggio interessante il caro Abbas, eh? Ora che di lui sapete tutto, possiamo andare a visitare le meraviglie che ci ha lasciato. La prima tappa è la Shah Mosque. La dimensione e l'architettura di questa moschea sono certamente impressionanti, ma quello che ci colpisce di più sono i mosaici, dai colori sgargianti e dalle forme ipnotiche. È davvero difficile staccare gli occhi da queste pareti e cupole blu e oro. Don't try to cover up your ways. In light of what you've seen so far, there are better ways. Throw preconceptions down the drain, 'cause this is your last chance. You should know. In uno dei quattro Iwan della moschea facciamo un'esperienza unica. Un mullah, che è l'equivalente locale di un parroco, ha un chioschetto intitolato Friendly Talks, ovvero dialoghi amichevoli, e si offre di parlare di Iran e di Islam, offrendoci dei biscotti. Ovviamente chi siamo noi per rifiutare un così cortese invito? Facciamo quattro chiacchiere, tipo simpatico, e poi si riparte. You are quite similar, but the most important difference is the matter of leadership. Who was the leader after the Prophet Muhammad? So Finito il giro, ci basta uscire dall'accesso principale della moschea per trovarci dinanzi piazza Naqsh e Shah. La dimensione impressionante, la seconda più grande del mondo dopo piazza Tiananmen a Pechino. La piazza pullula di vita tutte le ore del giorno. Sui giardini e tra le fontane è tradizione locale fare picnic e passare giornate in compagnia. Per la gente del posto è come un grande parco, oltre che una piazza, e noi italiani ci sentiamo ovviamente subito a casa. Più di una persona ci ferma e ci chiede da dove veniamo, cosa ne pensiamo dell'Iran. L'atmosfera è davvero bellissima. Peccato o per fortuna non abbiamo un pallone da calcio. La nostra terza e ultima tappa è il palazzo del nostro amico Shah Abbas, l'Ali Kapu. Un momento, io qui ho una netta sensazione di déjà vu. Io questo palazzo l'ho già visto da qualche parte.
Il palazzo è bellissimo, ha 6 piani ed è il non plus ultra dell'architettura persiana. Include una sala concerti con un sacco di buchini nelle pareti che ci informa ai Raj non essere solo estetici, ma rendere l'acustica dell'ambiente particolarmente sublime. C'è anche una meravigliosa terrazza, con un colonnato persiano proprio uscito dal gioco del Prince of Persia, che dà dritta sulla piazza sottostante. La vista è mozzafiato. Scusate, mi sono dimenticata di dirvi. La piazza fa parte dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO ed è tra le più grandi al mondo. È larga 160 metri ed è lunga 560, per un totale di 89.600 metri quadri. Come 12 campi da calcio, riuscite a immaginarlo? Inoltre è rappresentata sulla banconota da 20.000 rial. Ciao! Isfahan ci ha già regalato una giornata pienissima. Ci aspetta però ancora una sosta prima del meritato riposo. Il Kaju Bridge è solo uno dei tantissimi ponti di Isfahan, ma è particolare per due motivi. Il primo è la sua architettura. A due piani e con 23 arcate. I suoi 133 metri collegano due quartieri importanti della città. Il secondo è che per gli abitanti di Isfahan il Kaju non è solo un ponte, ma è anche un punto di ritrovo e un elemento importante per la nightlife della città. Infatti fin da lontano sentiamo le voci dei giovani che cantano e scherzano sotto le sue arcate. È un'occasione d'oro per avvicinarci e vedere come se la spassano i giovani iraniani in questo periodo. Sulle note di questi canti popolari persiani finisce la nostra visita a Isfahan. Domani sarà il nostro ultimo giorno in Iran e abbiamo due destinazioni in programma. La prima, Abiané, è il villaggio rurale più antico dell'intero altipiano iranico. E la seconda è la nostra destinazione finale, la capitale dell'Iran, Teheran. Per simboleggiarlo, fa costruire un'enorme piazza che si chiama è difficile! E il potere politico, rappresentato dal palazzo Malik Apu, che spuzza! In patria, era un sovrano debole, incapace di contrastare gli arcinimici ottomani che scorrazzavano e assediavano l'impero e mettere a freno le lotte intestine tra esercito e governatori delle province. Italiani? No, a minute.